Gara combattuta come tutti i derby, si vive sul filo del rasoio, alla fine addirittura il gol dell'ex e sugli altri campi, perdonami se te lo ripeto ancora, ancora due punti guadagnati. Vabbè, questo se dovesse portare bene possiamo che ti presenti sempre a quest'ora e io mi presento sempre a quest'ora. Importante mister che si presenti l'Aquila, direi. Vabbè, parliamo della partita, sì. È stata una partita equilibrata, una partita combattuta dove non c'è stato grande spettacolo e neanche troppe occasioni da gol. In effetti sono due squadre che più o meno si equivalgono e avrebbe vinto la partita chi avrebbe o trovato la giocata vincente con un colpo individuale o chi avrebbe fatto il primo errore. Io adesso non so se ci sia stato un errore da parte loro, fatto sta che l'occasione per vincere la partita ce la siamo trovata noi e siamo stati bravi e fortunati e si è vinta una partita che insomma sulla carta, soprattutto per come insomma si era risvegliato un pochino l'Avezzano, non è che era proibitiva, ma era molto difficile da affrontare questa. Mister, ovviamente ho fatto riferimento ai risultati di Campobasso e San Benedettese perché in certi momenti, soprattutto nel finale di stagione, quando la forma fisica, l'atletismo va un po' a diminuire, la testa può fare la differenza. E allora le chiedo, adesso, forse conosco già la risposta, ci credete di più almeno all'interno del vostro pensiero, del vostro atteggiamento? Guarda, io no, se vuoi chiederlo ai giocatori fate una passata e vedi. Noi, come ti ho detto, il nostro percorso lo scriviamo settimana per settimana e comunque ne abbiamo già descritto una buona parte. I pregi e difetti di questa squadra oramai li abbiamo capiti anche noi e quindi ne facciamo di necessità virtù. Siamo in un momento felice perché veniamo da un risveglio dopo aver perso, comunque due partite fa abbiamo perso Corsora. E oggi abbiamo battuto l'Avezzano che chiaramente è una squadra forte e non era facile, come ho già detto, pensare di poterla vincere, quindi adesso che le altre possano vincere o perdere noi non ci cambia nulla, perché noi adesso con la partita che faremo con la San Benedettese potremo definire se questa squadra ha fatto un buon campionato e quindi rendere felice la gente di L'Aquila. Al di là del risultato finale che è inutile che tu lo sottolinei, oppure un campionato deludente. Chiaramente vincendo questa partita abbiamo fatto un passo, dopo San Benedetto vediamo di poterne fare un altro.